Oggi Vaffanzoom si occupa dell'abolizione delle province, i privilegi della casta, e per questo motivo Davide e io siamo in giro per raccogliere delle interviste di cittadini e politici. Ne vedremo delle belle. Sono del PDL, però onestamente sono di quelli che è favorevole alla soppressione delle province. Ma le province, se lei pensa, i costi istituzionali sono soltanto gettoni in presenza, gli assessori e i presidenti, per cui un'inezia rispetto ai 18 miliardi che si sentiva dire. Si può abolire il vitalizio ai parlamentari? Allora, il vitalizio, lei intende la pensione? Certo, si può ridoccare, come no? Certamente, si può togliere agli italiani, si deve... Ridoccare o abolire? Abolire come si fa? Molto breve sulle province? No, non possiamo farla? Si è votato alla Camera un provvedimento che prevedeva l'abolizione delle province. Il PDL ha votato no, come mai? E il PD si è astenuto. Favorevole. Favorevole? Sì. E che cosa pensi del PD che si è astenuto l'altro giorno sul voto, appunto sul provvedimento per abolirle? Secondo me non ha ponderato bene gli effetti della decisione. È rimasto un po' fermo, forse per non dare troppo peso all'iniziativa da parte dell'Italia dei Valori. Bene ha fatto il Terzo Polo invece a cogliere il messaggio che va dato. Contrario all'abolizione delle province? Ah, favorevole. Come mai? Perché è una cosa che non c'ha nessun valore. Uno spreco di denaro pubblico? A parte quello, proprio è una cosa dell'altro mondo. Il PD l'altro giorno si è astenuto nel voto sul provvedimento. 72 anni, una volta c'era il Partito Comunista, passavano le leggi in Parlamento perché loro dicevano ni, e poi davano colpa a chi stava al governo che era passata una legge, ma potevi votarla, no? Oggi? Oggi ha fatto uguale, ha detto che gliene fregava niente, si è astenuto quando sa che se le levano non fanno un sordo di danno. Sono assolutamente favorevole, sono favorevole all'abolizione delle province, alla unificazione di tutti gli uffici periferici dello Stato nelle prefetture. E, insomma, si è parlato di casta, di mantenere i privilegi, lei cosa ne pensa? No, questo non lo direi, ci sono tutte le istituzioni che esistono, hanno anche loro l'istinto di sopravvivenza. Lei è favorevole o contrario all'abolizione delle province? Favorevolissimo, basta così. E come mai l'altro giorno PDL e Lega alla Camera hanno votato contro? Che ne so, io sono favorevole. PDL e Lega possono votare come vogliono. Il PD si è astenuto alla Camera invece? Si è astenuto, vuol dire che non aveva, diciamo, correnti facili. Abbiamo sentito il senatore Marcello Dell'Utri, famoso per, diciamo, altre vicende, che si è detto favorevole all'abolizione delle province. E che significa, onorevole Borghesi? Ma questo mi può anche far piacere, non credo che cancelli i 10 anni di condanna che ha sul groppone per attività legate alla mafia. Ma che cosa sta succedendo in Italia? Dell'Utri è favorevole all'abolizione delle province, il PD è contrario, noi non ci capiamo più niente. Alla fine della Baldoria c'era nell'aria un silenzio strano, qualcuno ragliava con meno voglia e qualcun altro grugniva piano. Alle sfilate degli stilisti si trasgrediva con meno allegria, ed in quei visi sazi e stravisti pulsava un'ombra di malattia. Oggi il burocrate ricatta, lo sviluppo sociale. Le province ormai non hanno quasi nessuna competenza, oppure competenze che potrebbero essere trasferite alle regioni oppure ai comuni. Stamattina abbiamo parlato con il gemello buono di Marcello Dell'Utri, che ci ha detto che è favorevole all'abolizione delle province. Adesso, dopo essere stati ai piani alti, andiamo a parlare con i piani bassi. La indigna il fatto che non vogliano in alcun modo cedere i propri privilegi mentre si chiedono sacrifici ai cittadini? Certo. Lei fa dei sacrifici per arrivare a fine mese, signora? Come tutti. Lo sa che si è votato l'altro ieri alla Camera? Sì, lo so, con l'astensione anche del PD. Vengono chiesti dei sacrifici ai cittadini in un momento di crisi e loro non sono disposti a fare sacrifici.
Esatto. So che si è votato e che poi alla fine non si è fatto nulla perché praticamente sono mancati i numeri, se ho ben capito. Il PD, perché il PD si è astenuto, altrimenti sarebbe passato. Vabbè, ma vi meravigliate? Noi vogliamo prendere proprio gli umori del popolo, quello vero, che va in metro e va a lavorare. E c'è un divario enorme fra i problemi reali e le invenzioni del palazzo. 24.000 euro al mese. Tu pensi che riuscirei mai a guadagnare 24.000 euro al mese? Magari nei sogni, sì. Adesso che sono state tutto sto macello sul referendum, alla fine, guarda, sono contenta che abbiamo raggiunto l'unità, perché alla fine se l'Italia non arrivava al sicuro referendum vuol dire che si è merita quello che c'aveva, se non... ok. Però adesso il sicuro sto referendum, adesso concretamente che succede? Cioè noi ci possiamo pure mettere del nostro, però loro sono tanti. Molti cittadini che sono indignati per lo spreco di denaro pubblico e chiedono che la cassa politica si riduca i privilegi. Voi vi sentite dei privilegiati? Sicuramente ci sono una serie di privilegi che noi chiediamo da sempre di abbattere, le province sono uno, ma ci sono anche il numero di parlamentari. Noi siamo pronti anche domattina a votare, l'abbiamo proposto, una legge costituzionale che dimezzi i parlamentari, ma ce ne sono tante altre. Ci sono, i vitalizi sono una delle cose più scandalose che ci sia, perché non è pensabile che quando i lavoratori devono versare contributi per 40 anni per avere la pensione, qui con 5 anni di versamenti si possa avere una lauta pensione. Ecco, noi abbiamo già chiesto, e lo stesso vale per i consiglieri regionali, parliamo di qualcosa come oltre 1 miliardo di euro all'anno anche lì. Noi le proposte le abbiamo, le stiamo facendo, abbiamo una manovra alternativa che recupera qualcosa come 10 miliardi all'anno di costi della politica. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò.